Nascerà una fondazione che verrà, diciamo, promossa dalla Regione Abruzzo, in cui parteciperanno tutti i comuni che hanno avuto a che fare con la tragedia dell'8 di agosto 1956, che ha riguardato Marcinelle, una delle più grandi tragedie minerarie, e non la più grande, una delle più grandi tragedie che ha riguardato la storia del lavoro del nostro Abruzzo. Oggi i sindaci di Letto Manoppello e di Torri Valignani e le associazioni presenti hanno rimarcato però come questa legge arrivi a fine consigliatura, tant'è vero che ha già perso i fondi del 2023 che non sono stati impegnati, e soprattutto non con un percorso condiviso con le comunità, in particolare le loro, che nel corso di questi anni hanno fatto sempre tanto per cercare di tenere tutti i comuni coinvolti insieme. Allora vogliono cercare di recuperare in maniera costruttiva questo percorso che è mancato fino a questo momento, e chiedono appunto all'amministrazione regionale, alla giunta regionale, l'istituzione di un tavolo di coordinamento in cui possono far parte tutti questi comuni, non soltanto un comune, tutte queste associazioni, di modo che lo statuto di questa nuova fondazione nasca nella maniera più condivisa e possa coinvolgere il più possibile tutte le energie che hanno collaborato fino ad oggi a Marcinelle.